Vado di là e vengo subito. Vado di là e vengo subito perché siamo a Campo da San Giovanni, un attimino, vi facciamo vedere dove siamo. Siamo precisamente dove c'è un ponte, la vergogna dell'ANAS. Questo ponte qui praticamente è un mese che sono fermi con i lavori, da 5 mesi che devono completare. Questa è la strada di Campora San Giovanni. Guardate cosa hanno fatto, 5 mesi, e adesso credo che non sta lavorando nessuno. Forse c'è qualche, sono i mezzi fermi lì. Sono 5 mesi e nell'orario di punta si crea una situazione drammatica. Hanno riparato da poco anche il semaforo. E questa è la situazione, non c'è nessuno nel cantiere. Ciao, buongiorno. Siamo a Campora San Giovanni, la vergogna dell'ANAS. 5 mesi e adesso non lavora nessuno. Questa è la situazione. Tra poco troveremo anche delle testimonianze dirette. Adesso hanno sistemato il semaforo che si alterna con il traffico. Fino a ieri il semaforo era anche rotto. 5 mesi per questo ponte. In 5 mesi hanno costruito palazzi interi e questi signori continuano a non lavorare. Campora San Giovanni, vergogna dell'ANAS. Guardate come siamo ridotti nelle nostre strade. L'autostrada del Mediterraneo bloccata perché ci sono 5 interruzioni, quella di Rogliano Cosenza chilometrica, guardate qua, tutto fermo, non lavora nessuno. Cosa stanno aspettando? Che gli rimodulano il contratto, che li ripagano di più? Guardate i mezzi, guardate qua dove sono. Sono fermi. Due operai. Cioè con due operai vogliamo fare i lavori. Due operai vogliamo risollevare questo ponte da 5 mesi. Vergogna ANAS. Campora San Giovanni. Siamo sulla statale 18. Il traffico si alterna. Siamo all'altezza di Coreca. Guardate un attimo qual è la situazione. Questa è la situazione e l'impresa che da 5 mesi, per un mese si è fermata e poi ci lavorano solamente poche persone. Guardate un attimo come passa il camion, come passano i mezzi. Questa è la situazione. È normale che si sta fermando, grazie, perché non riesce a passare. Campora San Giovanni. Questa è la situazione, le file alle 17.30, 18 si formano chilometriche le file a Campora San Giovanni e l'ANAS continua a prendere per i fondelli i calabresi, gli italiani. Dovrebbero licenziare tutti quelli dell'ANAS. Questi sono i lavori, questa è la situazione vergognosa dell'ANAS Calabria. Qua è la situazione che stiamo registrando in questo momento. E nel frattempo non ci sono lavori, non c'è nessuno. Buongiorno. Sì, ma 5 mesi per fare un ponte. Io non ce l'ho con lei. 5 mesi, ci hanno chiamato, ci stanno segnalando questa situazione. Fino a ieri il semaforo era rotto. Per un mese avete interrotto i lavori. Perché? Come mai non riuscite a finire questo ponte? Lei dell'ANAS? Qual è la parte e qual è la ditta? C'è il tabellone. Ecco il tabellone. ANAS Gruppo FS Italiane, area gestione Rete Calabria. Questa è la situazione. Vedete un attimo i lavori. E come mai li prendete così comodi? Come mai siete così lenti? Dicono che lavoro. Poco fa ci sono delle testimonianze, mi dicono si sono fermati, ci sono appena 2 operai. Hanno finito la Lidl, in 35 giorni hanno finito la Lidl. È possibile che questo ponte non si riesca a fermare? Fate il giro dall'altro lato che ci sono tutti in lavorazione con tutti gli operai soli. Ma adesso, oggi? Oggi? No, tutti i giorni. E 5 mesi per fare questo ponte? No, noi abbiamo iniziato a gennaio. A gennaio? 5 mesi. Gennaio? Cioè, vabbè, l'appalto, la strada è stata bloccata molto prima. No. Le testimonianze questo dicono? Assolutamente no, appena abbiamo messo in egizia abbiamo iniziato la demolizione. La demolizione, e che tempo abbiamo adesso? La seccazione del cordolo, abbiamo gettato il solaio, ora lunedì si montano i barriere. Cioè, mi deve dire, il ponte sarà pronto entro? Sì, là il tabellone. Entro? Ci sono le date.
le date. Abbiamo la data di consegna lavori, previsto ultimazione dei lavori 10 luglio 2022. Inizio lavori, consegna lavori 14 settembre 2021, mi scusi. Sì, però abbiamo iniziato a gennaio. Avete iniziato a gennaio, perché i lavori verranno consegnati a settembre e voi iniziate a gennaio? La documentazione. Quindi la burocrazia. Che il fatto che mi dicono sono 4-5 mesi e che per un mese vi siete fermati, è vero. No, c'erano due operai solamente. Venite con me. Io vengo, un attimo che registro un attimo questa storia. Sto arrivando. Questa è la situazione, vedete, buongiorno, questa è la situazione, si alterna il traffico, i lavori sono stati consegnati a settembre 2021, lui, il signore giustamente dice che ci sono i tempi burocratici per i lavori. Ora andiamo a vedere cosa sta succedendo, vediamo un attimo, scendiamo giù. Buongiorno. Ecco qua. Mi fa entrare? No, entrare no. Ok. Non va bene, è il cartello. Allora, ok. Cosa stanno facendo? Mi spieghi. Sotto stanno facendo tutta l'idrodemolizione delle pile e il rifacimento dell'intorno. Ma non pensa che due operai sono pochi? No, guardi, se lei si fa il giro vede sono quanti operai ci sono. Uno, due, tre. E quindi che tempi abbiamo di consegna? Luglio 2022? Sì. Durante l'estate? No, noi apriamo sicuramente primo sopra, però... 6 giugno è meglio, mi pare chiaro. Quindi sì. Questi non si può aumentare di più, aumentare gli operai, aumentare il lavoro, aumentare i ritmi, lavorare di notte. Perché non vi fate fare gli appalti e i contratti? Non prendete, voi prendete, scusate che lo dico, voi prendete i contratti a ribasso, perché questi lavori bisogna farli in un mese, lavorare anche la notte, come succede al Nord Italia. Il problema è che non vi fanno lavorare di notte perché non vogliono pagarvi di più. Questa è la storia. Questo non vi posso. No, questo ve lo dico io. Questo ve lo dico io. Lo sapete. Quindi io. Prendete gli appalti a ribasso e lavorate nei tempi stabiliti. Ma chi lo dice questo? Prendete i lavori a ribasso. A ribasso, è come si sa, è da vita che si prendono i lavori a ribasso, che c'è la guerra sugli appalti, come me lo dice lei. Ci sono stati un sacco di arresti anche all'Ares per questo motivo. Questo non vi so dire. Parlo con Anas. Anas in questo momento dovrebbe far velocizzare anche i lavori, perché non vuol dire che tu mi devi consegnare i lavori a luglio 2022, ma è creando un disagio enorme alla popolazione. E questa è la storia. Allora, se voi lavorate da che ora? Dalle 7 del mattino alle 4? Alle 5 di sera. Alle 5 di sera. Non ci può essere un doppio turno che parte dalle 5 e finisce a mezzanotte con l'illuminazione, come succede nelle realtà civili d'Italia ed Europa. Questa è la storia. Questa è la situazione. I lavori sono stati consegnati 14 settembre 2029. La realtà è questa. Questo è quello che stiamo registrando. Il disagio esiste, grazie. Così stimoliamo l'ANAS. Questa è la storia. Allora, forse sapevano, visto l'annuncio che ho fatto io televisivamente, oggi sono spuntati anche gli operai. Ora vi faccio sentire le testimonianze che ci fanno coloro che sono a pochi passi. Questa è la storia. Questo è il cordolo, gennaio, febbraio, marzo, siamo entrati nei 3 mesi, i lavori di preparazione a dicembre, la strada è interrotta da oltre 4 mesi. Questo è il passaggio. E l'ANAS, apposta di venire qui e di dire velocizziamo i lavori e di prendere gli appalti a ribasso, e di far vincere gli appalti a ribasso, siamo qui a raccontare il disagio. Vergogna, ANAS, vi dovete vergognare, perché tanto con tranquillità i cittadini possono soffrire. E dice, ma i lavori li dobbiamo consegnare luglio 2022, vuol dire che la programmazione è stata sbagliata, vuol dire che voi un lavoro del genere non lo puoi tenere bloccato 7,
8 mesi. Un'arteria così importante della statale 18, tra le 5 e mezza e le 18, ci sono disagi enormi. Disagi enormi ci sono. Nel pomeriggio, quando si rientra dopo il lavoro, accadono i disagi giornalmente. E quindi noi raccontiamo e verifichiamo in tempo reale quello che accade. E questa è la Calabria che volete? E questa è la Calabria dei compari? E questa è la Calabria dell'ANAS, dei dirigenti capaci che stabiliscono che un lavoro in un'arteria così importante si deve fare in 6 mesi? Voglio sentire la testimonianza di questi signori. Ecco qua. Buongiorno. Ecco, mi scusi, da quanto tempo... Lei chi è? Io sono un imprenditore qua della zona. Da quanto tempo ci sono questi lavori? 4 mesi. È vero che per un mese si sono bloccati? Sì, tutto bloccato e ci lavorano 3 persone. Sabato e domenica festivo perché non lavorano. Un SS18 principale dove ci passano milioni di macchine al giorno. Quindi lei dice lavori in 4 mesi, a rilento, oggi sapevano del nostro arrivo, c'è qualche operaio in più, di solito 2 operai. 2 operai, sì. È vero che si interrompono, lavorano giorni alterni, dipende? Giorno sì, giorno no. Cioè capita il giorno che non c'è nessuno? Non c'è nessuno, è una vergogna. Ma lei, giustamente, vedete dove lui ha l'attività? Un attimo, facciamo vedere. Lì c'è l'interruzione, lì c'è il semaforo, il signore è qua, è di fronte, vedete dov'è? Questa, e quindi lei vede gli operai, vede tutto. Vedo tutto. Ecco, e quindi lei è andato a dire perché lavorate a singhiozzo, cosa vi rispondono? Cosa vi rispondono? Niente, che hanno le carte in regola per fare così. Ah, giustamente, perché hanno le carte in regola, ho detto che hanno preso l'appalto a ribasso e loro possono lavorare. Dice, ci pigliamo 6-7 mesi, tanto, va bene per noi. La colpa, secondo me, non è dell'azienda, della ditta appaltatrice. E di chi è la colpa? La colpa è di chi ci comanda, in questo caso è dell'ANAS, degli organi competenti. Che sono non qualificati, dovevano stabilire... Dovono lavorare anche di notte? No, ecco, che si dicono sono gli ordini che gli hanno dato all'azienda, alla ditta appaltatrice, in effetti che non devono lavorare 24 su 24. È vero che lavorano, lavorano? Ma non solo 24 su 24, dovrebbero lavorare almeno sul manto stradale, che non ci stanno lavorando, è un mese e più che non ci stanno lavorando. Quindi è un mese che erano fermi? No, sul manto stradale, stanno lavorando sotto. Che ci sarebbe anche da dire da quella parte, tra virgolette. Lei vuole dire apriteci la strada e poi lavorate di sotto? Sì, ecco, apriteci la strada e poi lavorate di sotto, perfetto. Che non lo stanno facendo, però sono gli organi competenti, particolarmente l'ANAS, che non ci capisce niente, è completamente zero. È una vergogna. È una vergogna. Io ho detto che si prendono gli appalti a ribasso e spesso... quando devono lavorare in questa area lavorano male, lavorano in maniera non corretta, dovrebbero essere diretti come diceva lei, ci liberate la strada di sopra e poi sistemate i piloni di sotto e quindi in ogni caso creiamo le condizioni, una statale 18 importante con una strada autostrada del Mediterraneo bloccata, è normale che è un problema. Per non parlare dei semafori che in effetti erano... Ora l'hanno riparato, oggi, sì, tutto non... oggi, sapevano che arrivavo io, hanno riparato pure il semaforo. Ma gliel'abbiamo detto 50 volte, sia all'anno, sia ai vigili, sia alla polizia, ai carabinieri, ma loro niente, non gli interessa niente dei cittadini, quello è il punto. La ringrazio, quindi lo sa quando riconsegno i lavori se tutto va bene? A luglio, luglio 2022, durante l'estate. Parlano a luglio 2022, perfetto, che non è impossibile aspettare fino a luglio 2022 per quanto riguarda questi lavori. Quindi aumentare i lavori, farli lavorare di notte, mettere nelle condizioni i cittadini. Ripeto, non è l'azienda, non è la ditta appaltatrice, è l'ANAS che... Non è organizzata, non sa fare il suo lavoro. Per non parlare del comune, che il comune qua non ce l'abbiamo. Non esiste più. Il comune qua commissariato. Quindi il commissariato, se no, diversamente, se ci fosse stato un comune, un sindaco che batteva i pugni, che magari tirava le parti alla nostra zona...
voglio dire, quantomeno gli diceva la sua. Dove siamo? Niente. Campora San Giovanni, l'altezza di Corica, dove siamo? Qua siamo a Campora San Giovanni. Campora San Giovanni ai confini, come ti posso dire? Tra, so. Vabbè, poi c'è il ponte, che la, c'è la galleria che entra poi su Amantea. Poi c'è la galleria che poi quella sarebbe Amantea. Sì, ecco, diciamo, il ponte dove praticamente divide tra Campora San Giovanni e Amantea. Grazie comunque per il suo intervento. Noi continuiamo ancora, amici, questa è l'alternanza che c'è. Guardate un attimo come si forma la fila e attenzione, qui stiamo parlando di un orario ancora ragionevole. Quando sono le 13, alle 13 qui succede, buongiorno, succede il finimondo alle 13. Allora Anas, buongiorno, Anas, vergognati, Anas, è una cosa indecente aspettare luglio 2022. Lavorate di sopra, completate la strada, create le condizioni per questa gente. La statale 18, una strada importantissima, avete bloccato l'autostrada del Mediterraneo tra Lamezia e Cosenza, tra Cosenza e Lamezia Terme, e non siete nelle condizioni di gestire nulla. Siete la vergogna assoluta in questo caso per quanto riguarda i lavori. Non avete idea di quello che accade. Se fossimo in Lombardia, in Liguria, in Toscana, questo lavoro lo finivano neanche in un mese, solo perché siamo in Calabria e siamo terroni di merda, ci dovete trattare così. E la vergogna è tutta vostra, nell'organizzazione del lavoro, in quello che voi fate giornalmente, mettendo nelle condizioni, mettendo in ginocchio l'economia calabrese. Vergogna Anas, vergogna Anas, Anas, è partita la guerra con Lino Polimeni.